Diamo inizio alla 18ª edizione della Festa del Pan. Hashtag che si è scelto quest'anno per la 18ª edizione della Festa del Pane, una festa importante che caratterizza questo territorio. Simu Fatti Grossi cade davvero a pennello. Beh, no, non Simu Fatti Grossi, ma senza montarci la testa. Siamo stati bravi, Simu Fatti Grossi per la festa va bene, ma per il lavoro che c'è da fare non va bene. E siamo stati bravi perché stiamo lavorando e stiamo lavorando bene, ma non dobbiamo montarci la testa perché quello che è stato fatto, ma quello che c'è da fare è sempre più importante, quindi al lavoro tutti i giorni. È una manifestazione, lo dicevi, che da 18 anni resiste grazie alla passione, all'amore per il proprio paese, perché qua è tutto volontariato. E soprattutto è una bella manifestazione per chi riscopre le vecchie tradizioni, quelle del pane. E sappiamo tutti chi ha avuto la fortuna di vedere il pane fatto in casa, il forno. Sono cose che non si vedono più e che le nuove generazioni hanno perso. Però ecco, questi sono momenti rievocativi, innanzitutto per la comunità locale, perché non deve perdere la memoria, esperienziali per chi viene qua per la prima volta e trova delle cose probabilmente uniche. E quindi ci sta tutta la mia presenza qua come istituzione provincia, come collega sindaco di Capaccio Pessum, perché bisogna sostenere queste iniziative anche moralmente, perché un incoraggiamento, dire che è una cosa bellissima, credo che dà forza e dà speranza a chi poi deve mettere impegno e sudore per farle. Ma io sono molto contento di essere qui, sono qui innanzitutto per il legame forte che c'è nei confronti della comunità di Trentinara, del suo grande sindaco Rosario Carione, che ringrazio, dalla sua bella amministrazione, un'amministrazione che ha dimostrato in questi anni di saper amministrare, ma soprattutto di saper valorizzare il nostro territorio, che io lo ribadisco è uno dei territori più belli del mondo. Basta pensare che cosa era Trentinara un bel po' di anni fa, e oggi Trentinara è la festa del pane, ma il Trentinara è la città dell'amore. Trentinara è meta di un turismo continuo e costante. Trentinara è una realtà dove veramente hanno saputo valorizzare ogni angolo di questo paese, e soprattutto mi fa piacere, ed ecco perché oggi sono qui, la valorizzazione delle tradizioni, cioè continuare a mantenere vivo quello che sono le tradizioni del nostro territorio, le tradizioni cilentane, le tradizioni del Parco Nazionale del Cilento Valdiano Arburi. Convergenze, sponsor ufficiale di questa manifestazione che compie la maggiore età e che mantiene integre le tradizioni di un tempo. Sì, Convergenze, azienda locale, non poteva che essere vicina a un'iniziativa di questo tipo che rafforza i legami col territorio, rafforza le tradizioni, rende anno dopo anno un territorio sempre più bello e attraente, e lo fa Convergenze, ma lo fa anche la BCC di Capaccio Pessum Messerino, che rappresento e che è un altro dei sponsor ufficiali dell'azienda, quindi le aziende locali che si danno da fare per sostenere il territorio, che fanno partnership con la Proloco, con il comune di Trentinara. Quindi spero che sia un bel esempio e una bella esperienza per tutti i turisti e i visitatori di questa festa.